In Svezia abbiamo tutto, in Iraq non c'è nulla. Sono le prime parole da donna libera di Merlin Stivani Nivarlen, una giovane sedicenne svedese che nel 2015 ha seguito il suo ragazzo in Siria e poi a Mosul, roccaforte dei seguaci dell'ISIL. È stata messa in salvo dalle forze curdo-irachene nel nord dell'Iraq in circostanze misteriose e portata ad Erbil. All'inizio stavamo bene insieme, ma poi lui ha iniziato a guardare i video dell'ISIL e a parlare di loro. Io non so nulla dell'Islam, dell'ISIL e delle altre cose. Non sapevo cosa volesse dire. Poi mi ha detto che voleva andare nello Stato islamico e io ho detto ok, non c'è problema, perché non sapevo cosa significasse l'ISIL. Niente di tutto questo. Merlin, che dovrebbe rientrare in Svezia nelle prossime ore, sarebbe riuscita a chiamare la madre per chiedere aiuto. Il quotidiano di Boras, la cittadina da dove proviene la ragazza, non esclude che sia stata liberata dopo il pagamento di un riscatto.